l'onorevole Vittorio Sgarbi. Io ho avuto il piacere di intervistarlo tantissimi anni fa, l'onorevole Sgarbi. Poi feci una capatina anche in qualche tribunale a Venezia, se lei si ricorda, come testimone. Ma ci furono delle belle cose. Ben ritrovato, onorevole Sgarbi. Eccolo, sono qua. Ciao Vittorio. Ciao vecchio Agrusti, Michelangelo. Senti Vittorio, ti ho chiamato perché, a parte che con Vittorio ci eravamo sentiti sabato, e ho detto, ma insomma non puoi star fuori da questo dibattito, è pane per i tuoi denti, e quindi è giusto che la tua opinione su questi argomenti, siccome c'è sempre stata in modo puntuale, emerga. E oggi sul giornale c'è un suo bellissimo articolo, che tra l'altro sfugge dalla banalità delle notizie quotidiane e colloca in un respiro più ampio, che fa riferimento a quanto accaduto nella stagione di Tangentopoli, quanto sta accadendo oggi, e con tutte le considerazioni inevitabili sullo stato di degrado della politica di oggi, sempre tenendo in considerazione che un po' di degrado c'era anche nella politica di ieri, vero Vittorio? Beh sì, c'era. Purtroppo io ho difeso con troppo entusiasmo anche una situazione di indifendibilità, ma il principio era che comunque l'azione dei magistrati era più grave di quella dei corrotti, perché la sospensione della democrazia, i 276 parlamentari indagati, le minacce di non farli uscire dal carcere a quelli che erano arrestati, erano situazioni da regime che, benché corrispondessero a indagini che avevano un fondamento, realizzavano un reato più grave di quello perseguito, che era un reato di limitazione della libertà, in una demonizzazione di comportamenti che erano certamente penalmente rilevanti, ma su due specie. L'una del tornaconto personale, e quello sicuramente grave, ed è quello che c'è anche oggi e che manifesta per esempio sommamente Di Pietro, utilizzare i soldi del partito e dei rimborsi elettorali per la propria vita personale, come gli è capitato diventando miliardario. E dall'altra parte viceversa i finanziamenti per i partiti, che Derita, io l'ho accennato implicitamente, ha indicato con una sorta di assoluzione per Craxi, cioè la sua teoria era che Craxi stava al centro di un processo di mediatizzazione della politica, per cui occorrevano molti denari, e i denari della politica arrivavano per la politica, non è che lui li usasse, poteva esserci di mezzo anche qualche puttana, la differenza con Berlusconi è che lui se le paga con i soldi suoi, ma fino a un certo punto, come poi le manda in Parlamento, dove alla fine le paga con i soldi dello Stato, quindi non cambia poi moltissimo. E allora, tolti questi piccoli difetti di Craxi, il principio era la necessità di avere i danari per sostenere la politica, ma chi potrà, e tu meglio di ogni altro puoi dirlo, pensare che era corrotto personalmente Forlani o Citaristi o Flaminio Piccoli? Cioè, è impensabile. Tutto quello che poteva arrivare al partito di illecito, e tale era, e quindi penalmente perseguibile, era perché il partito potesse vivere e avesse delle condizioni per dare lavoro ai tanti dipendenti e soprattutto per la propaganda elettorale, che diventava sempre più dura da sostenere. Questo era quando con Tangentopoli la punizione dei colpevoli ha di fatto eliminato i partiti, e questa è stata la cosa più grave, cioè hanno ucciso i partiti. I partiti non ci sono più, sono nati degli accrocchi inverecondi di gente incredibile, molti poi totalmente dilettanti, e per riparare al danno del finanziamento illecito hanno fatto un finanziamento pubblico che vale 100 milioni di euro all'anno, cifra che è talmente alta che fa capire che alla fine hanno recuperato i soldi che prima venivano dalle tangenti con una sorta di maxi tangente di Stato, che però pesa sul bilancio dello Stato. Quindi oggi avviene che partiti insignificanti legati a Casini, legati a Di Pietro, legati a Dini, legati a Mastella quando c'era, legati anche a Berlusconi, cioè tutti i partiti non partiti, cioè, possono avere anche un certo consenso, ma non rappresentano un'idea collettiva. Il partito è una collettività, rappresentano il partito di Casini, il partito di Di Pietro, il partito di Berlusconi, e uno di questi ha un oligarca o capetto che decide tutto, decide i parlamentari, prende i soldi dei rimborsi elettorali e li usa come gli pare, e così avviene che Fini non si accorga neanche che un appartamento finisce al cognato, penso che sia vero, e Di Pietro prende i soldi di partito per dividerli con sua moglie e con la sua amante, amante dico, perché tale è la tesoriera che lui ha mandato in Parlamento e che divide i soldi. È una cosa talmente triste che è certo
Mi sentite ancora? Sì, sì, siamo qua. La sentiamo, è bene, Vittorio, no, ti sentiamo. Certo, era molto meglio la Prima Repubblica, ma di fatto la Prima Repubblica viene fatta saltare dal dipietrismo più ancora che penalizzare Agrusti o Forlani o chiunque sia, con ragione o senza ragione, uccide i partiti, cioè la fine dei partiti è la cosa veramente grave. Noi viviamo da 15 anni, da 18 anni, senza i partiti, e abbiamo un accrocchio che conserva dentro socialisti, repubblicani, liberali, democristiani, che si chiama PDL, un accrocchio che conserva dentro socialisti, repubblicani, liberali, democristiani, che si chiama PD, non c'è nessuna differenza sostanziale, hanno anche lo stesso nome, Popolo della Libertà e Partito Democratico, vuol dire Partito del Popolo, identico nome, contengono persone che possono essere di qua o di là indifferentemente, vedi Mastella. I democristiani sono di qua e di là, i socialisti sono di qua e di là, Paolo Craxi sta a sinistra e Stefania sta a destra, poi c'è uno che sta fermo, che si chiama Dini, che non ha mai avuto un partito ma si è fatto un partito anche lui, che era, a dimostrazione dell'inquinamento della democrazia, presidente della Commissione Esteri del Senato col governo Prodi ed è presidente della Commissione Esteri del Senato col governo Berlusconi. È proprio la prova provata che la politica è morta. La figura di Dini, che simpatico privato che sia, è quella di una mummia che va da una parte all'altra senza muoversi, non è che deve neanche andare, senza muoversi si trova di qua o di là con la stessa posizione, cioè non è possibile. Fini diventa una specie di Pannella, poi dice siamo alle comiche finali e poi... Sì, però Vittorio, Pannella è intelligente. Sì, è intelligente l'altro. No, Pannella è intelligente. Sì, e l'altro non lo è, tu dici, ma di fatto la battuta siamo alle comiche finali, invece di preludere a... o proludere a un'autonomia, diventa il punto di partenza per diventare anche lui uno del PDL. Allora cosa hai fatto? Quello che capita oggi è la prova che il proporzionale garantiva a ognuno casa propria, e se Fini avesse tenuto AN poteva fare quello che gli pareva, ma non è che tu entri dentro e quando entri dentro cominci a rompere i coglioni e poi torni fuori. Proprio il suo percorso come quello di Rutelli prova che il maggioritario e i partiti unici sono finiti e la nostalgia diventa realtà di partiti che non ci sono più, però ognuno a questo punto, se avesse tenuto casa sua, le cose sarebbero state buone, erano corrotti lo stesso, ma erano corrotti all'interno di una logica di partito che giustificava, non dico giustificava, ma rendeva logiche le tangenti. Qui invece non c'è niente di logico, c'è uno come Scaiola che neanche sa che gli danno i soldi, cioè siamo ammesso che dica il vero e forse non lo dirà, dice ma mi hanno dato dei soldi, se mi dicono chi mi ha dato i soldi restituisco la casa, ma è una cosa inverosibile, cioè siamo veramente alle comiche finali e siamo senza partiti. Questo è il quadro di 15 anni di attività politica, partita 18 anni, partita da Tangentopoli, quindi una catastrofe, Confini che diventa come dire, l'eroe della onestà della politica, della questione morale, dimenticando la meravigliosa frase del 31, la formula assoluta di Croce, il vero politico capace, che poi non sia onesto personalmente, è un fatto ovviamente giusto, ma un incapace è veramente disonesto. E oggi abbiamo solo incapaci, quindi abbiamo un Parlamento e abbiamo amministrazioni governate da incapaci assoluti, perciò stesso disonesti.